Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di Minecraft. Allora, tutto bene in questi giorni? Spero di sì anche per voi. Insomma, andiamo avanti, bisogna tirare avanti. E andiamo subito a fare la intro come al solito e poi andiamo a fare quello che dobbiamo fare in questo episodio, che è una cosa molto carina. Allora, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, condividere e lasciate un bel like e fate un giro anche sugli altri miei video. Attivate soprattutto le notifiche per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video ed episodio della serie di Minecraft. Allora, torniamo in prima persona, tra virgolette, e andiamo un attimo a parlare di due cose. Ho duplicato ancora oggetti, come potete vedere qui, e mi sono procurato il legno di cui ho bisogno. Però ho bisogno anche di un altro materiale, anzi altri due materiali, e qui dormo un attimo prima. Altri due materiali che mi serviranno per questa costruzione. Allora, qui come potete vedere, ho duplicato ancora anche armi e armature. Come potete vedere qui, l'armatura vecchia l'avevo già duplicata e anche quella nuova l'ho duplicata. Ho duplicato tutto per sicurezza, ma anche per poter fare questa cosa bellissima, ovvero mettere questi due armor stand definitivi con le due armature più potenti in assoluto. Poi in realtà forse sarebbe meglio fare un tempio per ognuna, o un tempio che le contenga tutte e due, o un tempio che contenga tutte le armature, le armi eccetera. Potrebbe essere una cosa interessante, però non adesso, anche perché non ho la minima idea di come costruirlo, ci penserò in futuro. Comunque li ho messi qui e stanno molto molto bene, mi piacciono un sacco. E qui ho sostituito una fornace con una più veloce teoricamente. Comunque va bene. E pensavo di sistemare o aggiungere anche gli altri blocchi da lavoro anche qui, però vabbè, vedremo con calma e lo farò io off camera. Quello che ci serve a noi dovrebbe essere da queste parti qui esattamente, ovvero è prismarine. Ce ne serve parecchio, quindi io direi che mi riempio così e vado, sperando che basti. Non ho preso una shulker box, ma non importa. E niente, andiamo al sito del nostro progetto passando per il Nether, un po' come facciamo ultimamente, ovvero su e giù per il Nether. Comunque, mentre passo attraverso il portale e raggiungo Nazarick, perché andremo a lavorare al quinto piano di Nazarick, quindi aspettate un attimo, non mi ricordo mai, no, ok, questo è il più in fondo, non ho l'elitra addosso, quindi andrò a piedi. Dicevo che andremo a lavorare al quinto piano di Nazarick e costruiremo, diciamo, sì, perché sto continuando a dire diciamo, vabbè, una casa, una villetta, un po' sulla wiki è descritta come la villetta cioè una villa delle favole, una roba del genere. E comunque andremo a costruire questa casa sotterranea dentro al piano. E anzi, aspetta un attimo, perché sennò dopo non riesco a prendere la pozione per vederci. Allora, no, non tu. Mettiamo questi qui dentro, perché sono quelli che mi serviranno più tardi, quindi li mettiamo qui. A posto. Tanto dopo c'è una cesta giù. Dicevo, andremo a costruirla. È la casa prigione in teoria, dove c'è Neuronist e Nigredo, eccoli qua che arrivano. Morte. Ci servirà anche il ghiaccio, ghiaccio azzurro, qua mi è avanzato un po', e anche di ghiaccio compatto sarà perfetto. Allora, mettiamo giù un po' di questo legno, anzi mettiamolo giù tutto dato che siamo qui, e mettiamo giù anche questa. Qui è un po' illuminato, io illuminerei un altro po' sinceramente, così per sicurezza che non mi esponi un creeper qui mi faccia saltare in aria le casse, insomma sarebbe un po' un casino. Allora, avevo già fatto un po' il contorno, che qualcuno che viene a rompere le scatole. Ok, sei finito di sotto, va bene. Il ghiaccio azzurro mi serve, va bene però, e le pozioni di visione notturna, andiamo qua. Si sarà un po' un casino costruire con tutti questi mostri che ci rompono le balle. Tac,
quindi non vi farò vedere esattamente tutta la costruzione. Cioè, che costruirò tutto. Eccolo qua, proprio quello peggiore, il creeper, che mi fa saltare in aria tutto. Che mi dà fastidio, tra l'altro. È abbastanza illuminato, per carità, però non si sa mai, insomma, vedo già mostri in lontananza. Eccone qua un altro che rompe le scatolone. Allora, tac, e torno qua. Ok, allora, qui ho liberato e messo un pochino il contorno. In teoria dovrebbe essere giusto. Lo scopriremo tra poco. Se le misure che ho fatto l'altra volta vanno bene, in teoria dovremmo più o meno esserci. Allora, togliamo via questo gambo qui, che non serve, l'avevo usato solo per segnare un po' lo spazio che mi serve. E cominciamo a costruire. Anche qui in realtà abbiamo altri materiali. Diciamo di cominciare. Vi faccio vedere, no, non volevo metter via l'inizio. Allora, dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, quindi qua ci siamo. E questo è l'inizio del muro. Lo facciamo già alto 2. Ok, perfetto. Allora, mi serve una scalinata. Vabbè, facciamo che utilizziamo gli scaffolding. Li metto già qui, così sono più utili. Perfetto. Allora, 10. Poi, cosa dobbiamo fare? Aspetta, niente, stavo sbagliando già. Perché, sì, 10, se non mi sbaglio, però uno in fuori, così. Quindi, questo va cavato via. Poi dopo in realtà abbasserei, anzi, in realtà sto già sbagliando, perché devo costruire più giù. Quindi... in realtà è così, perché qua dopo devo scavare di nuovo. Aspettate un attimo che risolvo già questo piccolo inconveniente di cui non ci ho pensato, perché dopo dovrò allargare un pochino in maniera da come si dice, renderla un po' più incavata, perché se no non ci sta, insomma. Sono dovuto venire giù perché se no non ci sta. Allora, quindi ritorniamo di qua e andiamo avanti a costruire. Così. Allora, dobbiamo fare... ok. Quindi, va bene. 2, anche se qua è più alto, dopo tanto sistemiamo dopo. Così e così. Adesso qui va bene. E dobbiamo fare, perché questo è il coso del muro, quindi 1, 2. Ok, qui dopo ci sarà il pavimento. Se non vado... sì, spero di non sbagliare troppo le misure, sinceramente, perché adesso non me le ricordo benissimo. Comunque, il pavimento. E qui invece metteremo questo. E qua c'è una finestra. Adesso c'era un ragno, esatto, che vuole morire. Ah, l'ho mancato malissimo. Mori. Dopodiché qui torniamo in dentro di uno. E non solo di uno, ma... bensì di 3, mi pare, adesso non mi ricordo più. 2, scusatemi, di 2 così. E qua andiamo avanti a fare di nuovo il muro. Allora, il muro qui invece bisogna fare uno che è, aspettate, già alzo, cerco di farvi vedere metà e dopo vado avanti a fare tutto il primo piano e lo decoriamo insieme. Uno, poi una finestra da uno qui, un altro così, e facciamo 3 finestre da uno in questa maniera qui. Tac, così dopo qua c'è il pavimento, contate che c'è il pavimento tutto così, in ghiaccio. E qui ci abbiamo le finestre belle. Quindi abbiamo un altro ospite, muori. 1, 2, 3. Adesso qui a fianco dovremmo fare la porta. Ecco, bravo, muori. Quindi facciamo un altro intorno. Qui ci va la porta e un altro qui, in questa maniera qui. E poi il pavimento. Qua adesso semplicemente dobbiamo andare a chiudere tutta la roba in questa maniera qui. Adesso io
salterò questa parte e anzi prima ve la faccio vedere un po' da lontano, così vi fate un per un'idea, e dopo vado a rifinire tutto il primo piano, così potete vederlo già adesso. Ok, qua sto già andando troppo in alto, ma va bene, perché tanto comunque dovremo andare fino al soffitto per la costruzione. E comunque, ok, che casotto, via la carta marcia. Ecco qua la situazione, togliamo questi gambi che rompono le scatole adesso. Ecco qua, questa è più o meno la situazione. Adesso la rifarò uguale identica di qua e rifarò anche il secondo piano che è uguale identico. L'unica cosa qui da aggiungere in realtà, aspettate che raccolgo questi che mi dà fastidio se no se li perdo, è che devo mettere un porticato fatto in questa maniera qui, ovvero devo mettere 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, con questi mostri rompiscatole, così e così ancora, ma c'è sempre più gente qua sotto, che fastidio, via. Ok, 2 e 2, 4 dovremmo esserci se non vado errato. Dopo, adesso che facciamo un attimo una pausa, vado a rivedermi tutte le misure per essere sicuro. Ok, allora rifaccio questo di qua e sul piano superiore, poi ci ritroviamo per le decorazioni. Eccomi qua, allora ho finito la struttura principale, manca ancora il tetto e da fare diciamo i pavimenti degli altri muri, cioè sì, degli altri piani, insomma questo è poi l'ultimo, che è un sottotetto. Comunque questa più o meno è la struttura. Allora, quello di cui abbiamo bisogno noi adesso è questa roba qui, e quindi ci serve una crafting table che io ho sempre con me, ovvero qui dentro, e la usiamo immediatamente. Dobbiamo fare un po' di muretti di prismarine che ci servono qui. Adesso facciamo un po' le decorazioni, vi faccio vedere come vengono fuori e poi finisco da solo, insomma, e ve lo vedrete nel prossimo episodio e nella miniatura sicuramente. Un altro paio di muretti sicuramente, ok, e vanno messi così qui, e adesso vanno messi anche al secondo piano per sorreggere poi l'ultimo del tetto, ecco. Eccoci qua, qui invece facciamo tutto intorno, esattamente così. Ho utilizzato questi muretti perché poi utilizzerò questo prismarine qui come soffitto, cioè come tetto, scusate, non come soffitto, e quindi non volevo richiamare, fare altre cose strane con altri materiali. Poi andiamo a lavorare queste assi e facciamo un po' di scale, forse troppe. Comunque, con queste scale andiamo a metterle qui davanti. Tra l'altro ho dovuto spostare un po' l'ingresso, eccetera, perché avevo sbagliato. E poi le andiamo a mettere al contrario, girate verso... ho detto al contrario, accidenti a te. Verso il basso, in questa maniera qui. Ho detto verso il basso, non rompermi le scatoline. Le metteremo così, tutto intorno alla casa, da dare tipo l'idea di un cornicione o comunque di vaffanchiappola di un divisorio, un senso, perché sennò il muro era veramente troppo piatto. Adesso lo vedete, ve lo faccio vedere, saliamo un attimo su, accidenti, sto finendo la visione notturna, vedete che così stacca mentre tua madre satana, doveva proprio esserci un creeper. Fastidio, chi altro c'è? Ma qua ti sei messo, basta, lasciatemi in pace. Mamma mia, lavorare in queste condizioni è terribile. Ancora, ho detto basta. Saranno due ore che vado avanti. Non lo so, in realtà non ho guardato. Comunque, qua richiudiamo con del ghiaccio a caso. Ancora. Ho detto basta. Comunque, vedete che sennò era troppo piatto, nonostante le decorazioni che andremo a fare in aggiunta adesso, che non è niente di eclatante. Allora, dobbiamo fare soltanto non ho legno a sufficienza, quindi adesso ne faccio un altro po'.
Mi svuoto perché ho veramente troppa roba inutile addosso, tipo adesso questa. E le scale per il momento le lasciamo giù, queste, e vado a fare le botole sempre di distorte, ecco, non mi veniva la parola. Ma hai tutte le fortune tu, disgraziato. Le botole le utilizziamo in questa maniera qua per dare l'idea degli infissi, delle come si chiama, degli scuri, ecco, che sembrano aperti. Ci stanno molto bene, tra l'altro i colori ci sono perfetti perché sono tutti più o meno nella stessa gamma tonale, tra il ghiaccio vario e il prismarine e il gambo distorto. Quali altre decorazioni ci sono? Beh, le porte, ecco, facciamo 4 porte. Dovrei averne sufficienza per fare le porte, no, non ne ho. Quindi adesso ne prendo un altro po'. Così dovrebbero essere sufficienti. E facciamo 4 porte. Porte 3, mi tocca farle 6 perché 4 non le fa. E allora, e vanno messe 2 qui, che stanno molto molto bene. E poi due alla terrazza al piano superiore, qui al secondo piano, anzi in realtà al primo piano se dobbiamo contare, perché quello sotto è il pian terreno, e vengono messe qui così, ok. Dovrei andare a fare il tetto, ma credo che lo farò off camera perché non è niente di troppo speciale. Inoltre devo anche scavare un po' perché sono arrivato su e non ci sto, insomma. Comunque il tetto sarà spiovente, qui davanti a punta, qui avanti a punta, qui proseguirà in diagonale verso l'indietro e poi si uniranno insieme. E lì ci sarà un piano che sarà il sottotetto. Qui adesso, qui davanti soprattutto, andrò ad abbassare questa zona qui in maniera da rendere l'accesso più gradevole e anche la visione un pochino più gradevole. Farò una cosa tipo questo. E lo stesso farò la cosa un pochino più gradevole anche ai lati, in maniera che sembri un pochino ribassato, ma che ci stia, insomma. Poi alle finestre metto del vetro azzurro o del vetro blu, che ci sta bene. Ok, ragazzi, per questo video e per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per la visione, commentate, condividete e iscrivetevi al canale, sono Puto Spilli, e lasciate un bel like. Niente, noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio della serie di Minecraft. Ciao!